Slijedi blagoslov nabožni predmeta. Benedizione degli oggetti sacri. Preghiamo. Blagoslovljen si Gospodine. Si benedetto, Signore fonte di ogni benedizione. Pojačana pobožnost tvojih vjernika. Tu gioisci per la fedeltà dei tuoi fedeli. Sì, con questi tuoi fedeli, portando questi segni di fede e di devozione, al giorno si trasformano nell'immagine di tuo figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. Dio che in Cristo ci ha fatto della sua gloria, vi dia di imitarlo con la santità della vita perché possiate contemplarlo faccia a faccia. Voi, i vostri oggetti sacri, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Molitva za ozdravljenje duše. Preghiera di guarigione del corpo e dell'anima. Gospodine Isuse, klanjam ti se. Signore Gesù, ti adoro e ringraziamo per la fede che tu mi hai dato al giorno del battesimo. Upravo po tuoj vjeri. E proprio per questa fede io credo, tu sei figlio di Dio che è diventato uomo. Tu sei Messia, Salvatore. In questo momento voglio ripetere insieme a San Pietro. Sotto il cielo non c'è altro nome dato agli uomini per quale possiamo salvarci che il tuo santissimo nome. Gospodine, Signore, ti accetto come mio unico padrone. Perdona tutti i miei peccati come hai perdonato a quello del Vangelo. Purificami di tuo sangue preziosissimo. Davanti a te metto tutte le mie sofferenze e metto ogni mia malattia, ogni mio dolore, che so e credo tu sei venuto prendere i nostri dolori, tu sei venuto finché noi pariamo per te. Guariscimi, Signore, per la potenza delle tue santissime ferite e per tua croce e per tuo sangue. Gospodine, Signore, tu hai detto venite e pregate e ricevete. Gli abitanti di Galilea venivano
e mettevano davanti a te i malati e tu li guarivi. Signore, tu sei sempre lo stesso, tu hai sempre quella compassione con quale venivi ai malati che incontravi. Io credo che tu sei medico, che in te mia salute e mia vita. E non solo che tu sei medico, tu sei anche medicina. Gesù, grazie per quello che hai fatto, quello che fai e quello che farai. Accetto il tuo piano d'amore per me. Io credo che tu farai vedere tua gloria. Prima di sentire la potenza del tuo tocco, voglio esprimere disponibilità di accettare nella mia vita sempre e solo tua volontà. Grazie, Signore. Signore Gesù, tu vieni per sanare il nostro corpo, ma non solo corpo. Tu vieni per guarire e sanare i cuori franti. Perciò, pieno di fiducia, stasera mi rivolgo a te, guarisci tutte ferite che provocano inquietudini nel mio cuore. In modo particolare ti prego, guarisci quello che potrebbe essere causa del peccato. Entra nella mia vita, guariscimi da ogni trauma che ho avuto dall'infanzia e da tutte quelle ferite che hanno provocato questi traumi nella mia vita. Signore, tu conosci tutti i miei problemi, tutte le mie difficoltà, tutto quello che mi sopprime, tutto quello che mi schiaccia, quello che non mi fa crescere ed essere completamente tuo. Tutto questo metto nel tuo cuore, cuore buon pastore.
ti prego, con la potenza della tua grande ferita aperta, piaga aperta al tuo cuore, guarisci quelle piccole piaghe nel mio cuore, guarisci tutto quello che appesantisce il mio ricordo, così che nulla che è successo possa essere fonte di angoscia, di preoccupazione. Signore, voglio donarti il mio cuore affinché esso possa essere come tuo cuore, pieno di sentimenti di umiltà e mitezza. Guariscimi, Signore, ridammi la gioia, la pace, la fiducia che tu sei la risurrezione, la vita, che tu sei quello che ha vinto ogni peccato, ogni dolore, ogni morte. Signore, fa che guarisco e che in questo mondo io possa essere testimone della tua vittoria, la tua risurrezione. Grazie, Signore. Signore Gesù, quando il diavolo ti ha tentato nel deserto, tu sei protetto con le parole: allontanati da me, maligno. E lui si è sottomesso alle tue parole. Ti prego, Signore, proteggi anche mia anima e mio corpo da ogni potenza negativa, dall'influenza del male, quello che vorrebbe distruggere mia anima e mio corpo. Perciò ti prego, al posto dell'invidia viene bene, la potenza e la fede nell'amore e il successo. Ti prego, Signore, stendi tua mano e di venire in aiuto per visitarci, mandando tuo angelo di pace per proteggere corpo e anima e di scacciare ogni veleno malocchio, affinché con gratitudine, come figli di Dio, potessimo rivolgersi a te e cantarti. Non avrò paura del male, perché tu sei con me. Grazie, Signore, per questa sicurezza che tu sei presente nella mia vita, nel mio operare, nel mio lavoro. Signore,
Questa consapevolezza sempre mi aiuta, finché come te posso allontanare ogni tentazione, ogni inganno e seduzione che mi offre in diversi modi. Signore, rafforza e accresci mia fede per fidarmi solo di te e di accettare tua volontà in tutto. Grazie, Signore. Il Signore sia con voi. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.